fatto dal Signore, ralleghiamoci lui. Cristo ha vinto la morte per sempre, ralleghiamoci lui. Questo è il giorno fatto dal Signore, ralleghiamoci lui. Cristo ha vinto la morte per sempre, ralleghiamoci lui. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore risorto sia con tutti voi. Amabilissimo Gesù, che facesti della tua croce la grande potenza d'attrazione sull'umanità peccatrice e l'arma della vittoria con cui conquistasti le anime per il regno del tuo Padre, ascolta la voce di questo mio cuore che, riconoscendosi lontano da te, sente tuttavia profonda fiducia di essere da te ben accolto. Scenda come onda rigeneratrice sull'indennità della mia vita il sangue prezioso delle tue piaghe nelle quali io mi rifugio. Il tuo costato mi insegni il precetto dell'amore che io, schiavo delle mie passioni, ho tradito. M'additino le tue mani trafitte la via del tuo Vangelo. I tuoi piedi traforati mi guidino verso i sentieri della virtù e del dovere cristianamente compiuto. E lascia che io, contemplando il volto di questa tua immagine con devozione, baci la ferita procuratami dal Saraceno, impegnandomi con un atto fermo della mia volontà e confortato dalla tua grazia a non più disgustarmi, ma a mantenere fede ai miei impegni di cristiano, conquistato dalla tua copiosa ed eterna redenzione. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. O dolcissimo Gesù, che foste con gran dolore chiodato alla croce, abbi pietà di noi. O clementissimo Gesù, che spargesti prezioso sangue per la nostra salvezza, abbi pietà di noi. O afflittissimo Gesù, che fosti adagiato tra le braccia della tua madre, abbi pietà di noi. O sacratissimo Gesù, che fosti deposto nel sepolcro nuovo, abbi pietà di noi. O piissimo Gesù, per la piaga del tuo piede sinistro, abbi pietà di noi. O innocentissimo Gesù, per la piaga del tuo piede destro, abbi pietà di noi. O delicatissimo Gesù, per la piaga della tua mano sinistra, abbi pietà di noi. O pazientissimo Gesù, per la piaga della tua mano destra, abbi pietà di noi. O amatissimo Gesù, per la piaga del tuo sacratissimo costato, abbi pietà di noi. O divinissimo Gesù, per la piaga del tuo bel volto, abbi pietà di noi. O santissimo Gesù, per i sette dolori della Beatissima Vergine Maria, madre tua, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Gesù. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Gesù. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Gesù. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione e della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i
i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo dopo la guarigione dello stolpio. Quando sopraggiunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti, li arrestarono e li portarono in prigione fino al giorno dopo, dato che era ormai sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato il discorso credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si radunarono in Gerusalemme i capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Fattili comparire davanti a loro, li interrogavano: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la salute, la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi, sano e salvo. Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d'acqua. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Parola di Dio. Luce di gioia, Signore, è la tua salvezza. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. Luce di gioia, Signore, è la tua salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'acqua. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Luce di gioia, Signore, è la tua salvezza. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ti benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Luce di gioia, Signore, è la tua salvezza. Alleluia, 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 alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca,
ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che vi era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse i fianchi, la sopravveste, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E perché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, poiché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Parola del Signore. Continua il nostro percorso, un percorso pieno di luce. Stiamo celebrando il venerdì tra l'ottava di Pasqua, ed è sempre Pasqua. Il crocifisso che noi ammiriamo, il crocifisso che noi veneriamo, anche qui dal santuario di Colonna, è un crocifisso risorto, il segno dell'amore di Dio, il segno di un amore che è arrivato fino all'ultima goccia di sangue, il segno di una passione trasfigurata, piena di luce. Allora, quello che dovremmo fare è quello di mettere le nostre passioni davanti alla passione di Gesù, le nostre ferite davanti alle ferite di Gesù. Proveremo una grande consolazione, perché sappiamo bene che da quelle ferite c'è consolazione, misericordia e salvezza. Così come abbiamo ascoltato dalla bocca di San Pietro, solo nel Signore Gesù c'è salvezza. Allora abbiamo bisogno di Gesù, specialmente in questi tempi, perché vedete come è successo agli apostoli all'inizio della Chiesa, e lo stiamo ascoltando dal libro degli Atti degli Apostoli, che leggeremo in questo tempo pasquale. Così come è successo all'inizio della Chiesa, così continua a succedere sempre nell'oggi della Chiesa. La ricchezza della Chiesa è Gesù stesso, e quel nel nome di Gesù ci permette di vedere miracoli anche oggi, non solo miracoli fisici, voglia il Signore, ma miracoli spirituali. Davvero dobbiamo credere che nel nome di Gesù si allontana ogni male, e nel nome di Gesù c'è salvezza per il mondo intero. Perché davanti a questo crocifisso portiamo stamattina il mondo intero. È una pandemia che non tocca soltanto gli italiani, è una pandemia che sta toccando tutti gli uomini e le donne del mondo. E sempre di più dobbiamo sentirci una grande famiglia umana, tutti figli di Dio amati, il Signore stesso che è vicino a noi. E come Gesù nei suoi anni di vita terrena ha toccato, consolato, qualche volta anche guarito la sofferenza umana delle persone del suo tempo, così continua a farlo oggi, a
attraverso l'azione della Chiesa, attraverso una salvezza che noi tocchiamo, che noi per ora mangiamo spiritualmente, ma che ben presto certamente continueremo a toccare e a mangiare nei sacramenti. Per ora dobbiamo nutrirci, soprattutto della parola di Dio, di una parola che salva, e poi di una preghiera ardente, fiduciosa. Nel nome di Gesù posso sconfiggere i miei pensieri negativi, nel nome di Gesù posso sconfiggere le mie tentazioni, nel nome di Gesù posso sconfiggere le mie paure, nel nome di Gesù posso sconfiggere le mie chiusure, i miei egoismi, nel nome di Gesù posso sconfiggere qualsiasi cosa che mi allontana dagli altri. Posso riconciliare nel nome di Gesù, posso perdonare nel nome di Gesù. Allora davvero questa giornata passiamola nel nome di Gesù. E quando sentiamo paura e tristezza, invochiamolo il nome di Gesù. Nel Vangelo troviamo sempre una grande abbondanza, e in questo giorno l'abbondanza di questa pesca. E dopo l'abbondanza di questa pesca, il grido di Giovanni: è il Signore! Che bello dire anche oggi, nelle situazioni della nostra vita, quelle belle, dove Gesù ci fa fare una pesca abbondante, che bello dire è il Signore, che bello riconoscere il Signore che cammina con noi nella nostra vita. Allora mettiamoci nella disposizione giusta anche oggi, per fare anche noi una pesca abbondante, dove nella vita di ogni giorno il Signore si rivela, il Signore è lì che bussa e davvero continua a darci parole di incoraggiamento. Lui stesso, davanti alla pesca che magari non è andata a buon fine, continua a dire anche a noi, quando tiriamo su delle reti vuote, che possono essere i fallimenti della nostra vita, che possono essere le situazioni negative della vita, il Signore ci dice: continua a gettare la rete, continua ad avere fiducia di me, fidati della mia parola. E noi dobbiamo avere una fede granitica come Pietro: sulla tua parola getterò le reti. Il nostro Gesù non è un fantasma, il nostro Gesù è un Dio concreto che mangia con noi, che tocca la nostra carne viva, che continua a darci fiducia. Dobbiamo saper attraversare questo periodo per uscirne con il Signore, ma certamente dobbiamo continuare questo lavoro di cambiamenti, di trasformazione, di miglioramenti. Non solo non si può tornare come prima a livello economico, a livello sociale, ma non si può tornare come prima anche a livello interiore. Dobbiamo saper imparare anche da questa situazione, tornando all'essenzialità della vita, tornando ad essere Vangelo vivo dell'oggi, della storia e del mondo. Amen. Ci rivolgiamo al crocifisso. Mio Signore Gesù crocifisso, ti adoro e ti amo, perché per amore del Padre e dello Spirito Santo, con la tua croce hai redento il mondo. Ti ringrazio di avermi amato, di aver sofferto tanti dolori e preso su di te i miei peccati, di cui ti perdono con tutto il cuore. Signore Gesù, mio Maestro e Salvatore, unito a Maria con gli angeli e i santi, a loro le piante sanguinanti e gloriose, delle tue mani benedicenti che guariscono e salvano, dei tuoi piedi feriti che portano il Vangelo di pace, del tuo cuore trafitto che sulla croce ha vinto la morte, possa vedere in te crocifisso il volto di Dio, lasciarmi attrarre dal tuo amore, amando i fratelli come tu li hai amati, di trovare in te la forza del perdono e il conforto della sofferenza. Ti prego affinché la tua Chiesa sia sempre testimone di amore e centro di unità e di pace per tutti gli uomini.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Compi in noi, Signore misericordioso, il mistero che è significato in questo scambio dei doni pasquali, perché dalle gioie e dai travagli della terra possiamo elevarci al desiderio di te. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, sacrificato sulla croce per un amore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto, nei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto, nei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e della risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il codice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro vescovo Leonardo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di Giovanni e di Maria Teresa, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di tutti noi abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, San Nicola il Pellegrino e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Addio nostro Padre, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Agnello di Dio, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non so degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. In questo momento, voi che state seguendo la Santa Messa da casa, vivete un momento di comunione spirituale, chiedendo misericordia al Signore e chiedendo a Lui di venire con tutta la sua forza, con tutta la sua presenza, nella vostra vita, nella vostra casa, nel vostro cuore. Vivete un momento di preghiera, vivendo la comunione spirituale.
Prego. Proteggi, Signore, con paterna bontà il tuo popolo, che hai salvato con il sacrificio della croce, e rendilo partecipe della gloria del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sempre su questa pagina Facebook, oggi pomeriggio alle 18, vivremo la Via Lucis. Molto spesso si fa la Via Crucis. Ecco, nel tempo della Pasqua valorizziamo quest'anno la Via Lucis, che ci permette di fare un cammino di risurrezione, così che ci aiuti a viverlo non solo nella preghiera, ma anche nella vita, un cammino di risurrezione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore risorto, andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria donne, ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.